Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo il primo episodio di Jimmy. Oggi tornerò ad allenarmi seriamente dopo 3 anni. Da quando c'è stato il Covid, io ho smesso di allenarmi seriamente. Ho sempre continuato ad allenarmi, però mai continuamente o costantemente, oppure prendendo la cosa in modo serio, insomma, come lo dovevo prendere. Ora però ho deciso di prendere la cosa seriamente e di condividerla anche con voi. Ragazzi, come vedete, bilancia smart si collega al telefono, come potete vedere. Adesso vi farò vedere tutto dal telefono. Bene ragazzi, potete vedere il peso. Come potete vedere, 55 kg e 700 grammi. Grasso corporeo, ragazzi, eccolo qua, 10,4%. Bene ragazzi, cominciamo con la prima serie. Ovviamente 20 ripetizioni, faremo 4 serie per 20, 15, 10 e 5 rep. Ovviamente il peso va a tenere super leggera. Adesso aumenteremo di 10 kg. Bene ragazzi, eccoci qua per la seconda serie. Abbastanza leggera ragazzi, aumentiamo gli altri 10 kg. Ok ragazzi, eccoci qua con la terza serie, 40 kg, 10 ripetizioni, speriamo vada tutto bene e che il bilanciere non ci cade addosso, ma lo escludo comunque perché la terza serie è andata abbastanza liscia. Direi che è abbastanza leggera come serie. Ora ovviamente il peso diventa, diciamo, mediocre perché sono 50 kg e faremo 5 rep. Benissimo ragazzi, eccoci qua. Quarta, ultima serie, 5 rep, 50 kg. Ok ragazzi, direi che non è stato proprio così tanto pesante. Prossima settimana io direi che addirittura possiamo aumentare peso. Possiamo portare massimale anche 54 kg. Adesso però andiamo con il secondo esercizio, che è una panca inclinata. Faremo 3 serie da 8 rep. Ovviamente a voi ve le faccio vedere una sola, perché sennò il video sarebbe una cosa lunghissima. Bene ragazzi, eccoci qua con il secondo esercizio. Ovviamente in questo esercizio faremo 3 serie per 8 ripetizioni.
30 kg sul bilanciere, vediamo come va, nel caso aumentiamo peso, ma allora facciamo questo. Ecco, ve lo volevo dire, nel caso io non aumenti il peso, vi faccio vedere solo queste serie per accorciare il video, ma io ovviamente ne farò tre. Ovviamente ragazzi il peso è leggero e vi farò vedere un'altra serie perché aumentato il peso 5 kg in più. Ragazzi, ho detto 5 kg in più prima, però volevo dire 10 perché sono 5 per l'altra in più. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Bene ragazzi, questa che significa 40 kg sono giusti. Ragazzi, ora vi faccio la l'ultima serie perché ho mando 40 kg. E ci vediamo direttamente con il prossimo esercizio. Bene ragazzi, come nel terzo esercizio abbiamo panca declinata, sempre con 40 kg, abbiamo tre serie da... Prima serie è andata, ovviamente ragazzi non aumentando peso, questa è l'unica serie che vedrete, noi ci vediamo nel prossimo esercizio, io ovviamente farò altre due serie. Quarto esercizio, abbiamo croci per i bassi con elastici, 50 libbre, corrispondono circa 25 kg. Cominciamo, è duro con esercizi con gli elastici, quindi in qualche caso è poco peso perché è veramente duro. Prima serie è andata, io ovviamente farò tre serie per 12 ripetizioni. Voi ovviamente vedrete direttamente il prossimo esercizio. Ebbene ragazzi, eccoci qua, ultimo esercizio per il quinto, aperture. Aperture però, queste saranno tre serie, ovviamente 12 kg a mano più. Saranno tre serie che ne vedrete tutte e tre perché? Perché l'esercizio cambia, nel senso cambia in base alla panca. Prima serie con panca declinata, seconda serie con panca piana, terza serie con panca inclinata. Bene ragazzi, prima serie andata, seconda serie, panca piano. Ovviamente ragazzi, panca piana è più dura rispetto a quella declinata e ancora più dura sarà quella inclinata perché più
salirà il grado di inclinazione, più devi avere maggior controllo del peso. Ovviamente risulta l'esercizio più pesante e più difficile da eseguire. Ragazzi, durissimo, è stato durissimo, però ce l'abbiamo fatto ovviamente. L'elemento petto terminato, adesso passiamo agli addominali. Eccoci qua, ora dovremo allenare gli addominali. Partiamo con il primo esercizio, che saranno i crunch. Faremo 3 serie per 20 ripetizioni. Adesso passiamo al secondo esercizio, che sono i crunch laterali. Crunch laterali, anche qui faremo 3 serie per 10 ripetizioni a lato. Sentirsi il bucero, che è una bellezza. Ovviamente tra una serie e l'altra, ragazzi, io faccio 10-15 secondi di riposo. Laterali finiti, adesso passiamo ai bassi. Che ragazzi, come esercizio per addominali bassi facciamo una specie di leg raises, però da seduti. Vi faccio vedere, è così. Ovviamente ragazzi, noi faremo 3 serie da 15, 20, ma 15 è la media. Brucia ragazzi, si sente benissimo. Brucia tantissimo ragazzi.
essendo distruttivo. Adesso ragazzi, check fisico e poi ci vediamo con il prossimo episodio di questa serie.